Ciao a tutti, eccoci qui con la meravigliosa Jessica. Ciao Ciao a Jessica, tutti. grazie intanto Ciao. per essere qui con tutti noi. Vuoi raccontarci qualcosa di te? Sono Jessica, nella vita faccio l'osteopata. Sono semplicemente un'anima in cammino che sta cercando di avvicinarsi sempre di più alla sua versione migliore. Senti, vuoi raccontarci come stavi prima di iniziare a lavorare insieme? Siete sicuri che lo volete sapere veramente? Prima di cominciare questo percorso insieme con Patrizia, ero un po' un'anima persa, nel senso che non sapevo bene cosa dovevo fare, dove dovevo andare, dove sbattere la testa. Vivevo un po' sempre in questa sensazione di insoddisfazione, di tristezza, come se non avessi uno scopo. La sensazione era di voler fare qualcosa di utile non soltanto per me stessa, ma anche per gli altri, ma non sapevo proprio che cosa dovessi fare. Soprattutto negli ultimi anni mi ero anche accorta di essermi proprio spenta. Mi ricordo quando ero una bambina comunque molto gioiosa, molto vivace, scherzavo, ridevo. Negli ultimi anni avevo proprio perso anche questa gioiosità. Mi sono proprio resa conto, e il termine giusto è mi sono spenta, e non riuscivo a ritrovare quella forza. Mi cercavo, magari mi impegnavo in vari modi diversi per cercare di ritirare fuori questa gioia, questa felicità, che poi mi contraddistingueva. Ma non riuscivo, era proprio una lotta contro il nulla. Facci degli esempi pratici proprio di come vivevi, com'era la tua vita prima, che cosa ti permettevi, cosa ti impedivi? Mi permettevo poco, nel senso che a posteriori, lì per lì non mi accorgevo, mi sono accorta di vivere proprio all'interno di tantissime gabbie che mi ero autocostruita e quindi questo spegnimento in realtà me l'ero creata da sola, in quanto per cercare di essere sempre migliore continuavo a fare sempre peggio, quindi volevo piacere a tutti e allora cercavo con ogni persona con cui avevo davanti di capire cosa quella persona si aspettasse da me e quindi a seconda di chi avevo davanti mi comportavo in modo diverso perché nella mia testa ero convinta che in quel modo quella persona potesse essere felice di essere in mia compagnia o che comunque io potessi essere in quel modo la persona migliore per chi avevo davanti e in questo modo sprecavo tantissima energia perché comunque ogni volta era un ricalcolare e soprattutto non mi portava niente perché comunque non trovavo poi quella soddisfazione che in realtà cercavo, non ero felice e quindi questo era un esempio. Oppure vivevo sempre nel dovere, nel fare per gli altri, convinta che più faccio per gli altri e più metto avanti gli altri, più gli altri sono felici, quindi poi sono felice anch'io. E in realtà è tutto il contrario, quindi dopo ho capito che prima di tutto dovevo trovare un modo per essere felice io e di conseguenza chi mi sta attorno poteva giovare di questa felicità riflessa. Avevo la mania che fosse tutto perfetto, mi ricordo proprio pensieri che facevo, dovevo essere la migliore in qualsiasi cosa e quindi dovevo essere la prima della classe, dovevo essere la migliore del gruppo, dovevo essere quella che faceva più ridere, dovevo essere quella più bella, dovevo essere quella che i ragazzi si ricordavano. Arrivavo quasi, perché devo dire la verità, arrivavo quasi a queste classifiche, ma facevo fatica ad arrivare proprio per prima. Ed era un gran bello specchio, direi, uno stress pazzesco. È per quello che poi probabilmente pian piano ho perso anche la via, perché mi davo tanto da fare, ma non riuscivo ad arrivare a quello che avevo in mente. E come ti vivevi le relazioni? Male perché mi mettevo sempre in autogiudizio, quindi ogni volta che succedeva qualcosa, magari la vivevo soltanto io come una cosa negativa, cioè l'altra persona stava benissimo, però io cominciavo a dire, ecco, ma vedi, mi ha detto così perché io magari ho fatto così, invece avrei potuto fare così, ma quella persona magari oggi non mi ha parlato perché, oppure cosa potrei fare per far sì che il mio ragazzo sia felice di stare con me? E questo lo vivevi sia per quanto riguarda le relazioni di amicizia, sentimentali, familiari, a tutti i livelli? Professori, amici, parenti. Vuoi farmi un esempio di una situazione specifica che ti è capitata? Quando ho finito l'università,
sono diventata assistente di un corso e c'era questa professoressa che quando ero studente ammiravo tantissimo e quindi ho scelto di partecipare come assistente al suo corso proprio per questo, sia perché mi piaceva la materia sia perché mi piaceva tanto la persona. Nel momento in cui sono passata dall'altra parte ho visto una persona completamente diversa e soprattutto io non riuscivo a trovare il modo giusto per relazionarmi. Era come se tutto quello che facessi era sbagliato. Io lo vivevo in questo modo, non sapevo mai che cosa dire, perché se magari dico questa cosa poi succede questo, mi mettevo continuamente in paragone agli altri assistenti e mi sentivo completamente un pesce fuor d'acqua e vedevo il resto del gruppo, degli insegnanti, degli assistenti e non vedevo un ponte, ero completamente fuori da questa cosa e in realtà poi ci ho lavorato per tanto tempo perché questa cosa mi ha fatto soffrire, in quanto io la percepivo come se fosse un rifiuto di questa professoressa nei miei confronti e in realtà poi ho capito che molto probabilmente era voler dimostrare chissà che cosa che mi aveva creato da solo tutta questa visione che io vedevo, cioè tant'è che poi io ho avuto la necessità di parlare a posteriori con questa professoressa per confrontarmi su questa cosa e lei mi ha confermato che non c'era assolutamente niente da parte sua, lei mi vedeva esattamente come tutte le altre persone che facevano parte del suo corso, quindi questa era tutta una cosa che mi ero costruita da sola. Come ti sentivi quando ti svegliavi al mattino? C'è da dire che, tra virgolette, avevo una fortuna. Prima di cominciare il percorso io andavo ancora all'università. In realtà questo mi teneva abbastanza monitorata, quindi mi svegliavo la mattina, andavo all'università, ci stavo tutto il giorno, tornavo a casa, studiavo, weekend studiavo. Era più quindi la sensazione, quindi io ce l'avevo un obiettivo, cioè era laurearmi e laurearmi ovviamente puntuale subito. Quando io ho un obiettivo vado, quindi da quel punto di vista avevo uno scopo. Era più la parte emotiva, che era questo, la sensazione di essere persa, di non sapere in realtà come poter colmare questo che io sentivo dentro. Quindi in realtà era più che altro quello che succedeva all'interno. All'interno io avevo questa percezione di vuoto, proprio di non avere un qualcosa che mi desse degli stimoli, che mi desse forza, che mi piacesse, che mi creasse proprio una felicità interiore. Mi ricordo per esempio un pensiero che avevo fisso quasi fino all'ultimo anno. Io volevo diventare la migliore osteopata d'Italia. Avevo bisogno di colmare talmente tanto questa necessità che avevo bisogno di qualcosa di grande, giustamente, perché io sentivo che potevo fare qualcosa di grande, che potevo avere altre capacità. Ma ovviamente in quel momento non avevo pensato ad altro. Avendo quello in mano, il mio più grande sogno a quel punto era diventare la migliore, perché così potevo aiutare tante persone. Comunque aveva un suo senso, oltre alla mia mania di perfezione, potevo aiutare tante persone, perché se ero la migliore, cavolo, venivano ogni tanti, cavolo, se ero la migliore, sì. Quindi mi ricordo di questo. Frustrante, ripeto, era più che altro questo accorgermi che non riuscivo più ad essere felice. Non riuscivo più a ridere, non riuscivo più a trovare qualcosa che mi riempisse di gioia. Ti chiedo quali sono i risultati che invece hai ottenuto. Poi mi è venuto in mente adesso questa cosa, che faccio addirittura fatica a tornare là. Cioè, non l'ho assolutamente eliminato, ma faccio fatica a ricordarmi cosa provavo, cosa sentivo. Cioè, per questo che forse ho ripetuto un po' le stesse cose, perché è veramente difficile adesso, essendo diventata diversa, ritornare sul passato. Adesso sono felice, sono molto più felice. Ovviamente ho i miei momenti no, i miei momenti giù, dove comunque mi faccio tutte le mie domande, però ho un obiettivo, so cosa sono venuta qui a fare su questo mondo e mi piace molto. Ho un grande scopo che cerco di coltivare nelle piccole cose, già per quello che posso fare oggi. Continuano ad arrivarmi informazioni, quindi continuo a coltivare, a riempire sempre di più qualche buco di questo puzzle. Per questo è un continuo input, è un continuo movimento e credo che sia questo che mi tiene attiva e questo quello che mi mancava, uno stimolo continuo. Qualcosa che di giorno in giorno mi dice: ma c'è sempre qualcosa di più, c'è sempre qualcosa che puoi fare di più, e poi chissà, chissà che cosa verrà. Cerca di aiutarci a comprendere meglio di che cosa stai parlando. Non mi modifico più rispetto a chi ho davanti, quindi io ora sono me stessa. Non mi interessa se davanti ho mia nonna, un prete o un bambino piccolo, sono Jessica e quindi quello che penso lo esprimo, ovviamente.
ovviamente modulandolo a seconda di chi ho di fronte, però non ho più la necessità di dover trovare il modo migliore per piacere a quella persona, perché ho capito che in realtà, essendo me stessa, riesco a piacere a molte più persone rispetto a prima. Sono anche molto più apprezzata in questo modo. Si vede la semplicità e proprio l'amore che tu stessa dai a te stessa, essendo chi sei. Quindi di conseguenza è molto più facile tutto, cioè semplicemente se con una persona non ci vuoi parlare, non ci parli, se con una persona ci vuoi parlare ma non ci parli, cerchi di trovare il modo di parlarci. Ovviamente ti contorni anche di persone che ti piacciono, con le quali hai voglia di confrontarti, e le tue energie rimangono comunque sempre più alte. Per quanto riguarda la mia mania di perfezione, sono davvero molto migliorata, io sono molto orgogliosa di me stessa da questo punto di vista, perché ora mi diverto proprio quando faccio le cose, mentre prima era sempre una sfida con me stessa, prima di tutto, e poi con gli altri, ovviamente, perché era tutta una competizione. Ora è divertente, e quindi quando faccio le cose mi accorgo anche di dove magari sono più carente, e in quel caso ci faccio una risata, o addirittura proprio mi piace che ci sia quella carenza, quel punto nero, perché mi contraddistingue. Non è stato facile cambiare questo punto di vista, perché quando c'è è veramente molto pesante. Ho dovuto fare tante belle cose che Patrizia mi ha assegnato nel percorso, però ora posso dire che a me non interessa praticamente più nulla di come sono, di come appaio, di quello che pensa la gente se mi vede in giro, e sono libera di essere me stessa. E se un giorno voglio fare un giro qui in giardino, nel quartiere, in pigiama, io lo faccio e non mi interessa se c'è qualcuno che mi vede. E questa è una libertà pazzesca, perché prima non riuscivo nemmeno a uscire di casa senza essermi truccata, ed era comunque una costrizione e una di quelle gabbie di cui parlavo prima, veramente immense. Le mie relazioni sono cambiate molto, possiamo parlare anche proprio a livello sentimentale. In passato ho avuto qualche partner, è duro ammetterlo, però cercavo persone di cui non ero totalmente innamorata, perché avevo paura di aprirmi e non mi fidavo prima di tutto di me stessa e in secondo luogo degli altri. Soprattutto non ero pronta ad amare, perché prima di tutto non amavo me stessa, e non essendo pronta ad amare non potevo trovare la persona giusta, perché giustamente la vita non te la porta nel momento in cui non sei pronta. E quindi avevo queste relazioni dove l'altra persona addirittura mi amava tantissimo, e io non riuscivo a ricambiare allo stesso livello. Di questa cosa io me ne accorgevo, ma non mi ponevo neanche troppi dubbi. Io ero una grande estimatrice delle favole, ero arrivata al punto di credere che in realtà che non ci fosse una persona che ti rende felice, una persona con la quale puoi condividere tutto, che ti capisce, che è proprio giusta per te. Avevo smesso anche di pensarlo. Io da piccola pensavo sempre a come sarebbe stato incontrare questa persona, avevo smesso anche di immaginarmelo, e nel momento in cui ho fatto questo percorso sono partita da me stessa e sono andata proprio dentro a scavare. Piano piano ho guardato in faccia tutti i miei limiti e blocchi più grandi, e li ho accolti, davvero li ho accolti tutti uno dopo l'altro. Alcuni sono stati difficili, ma non mi sono mai fermata, non ho mai posto resistenze, perché sapevo cosa mi aspettava in fondo. No, non lo sapevo non lo sapevo, ma mi sono affidata. Quando sono arrivata in fondo l'ho scoperto e ho trovato l'amore per me stessa. Io ho cominciato a piacermi, a vedermi come una bella persona, come una persona che poteva avere qualcosa da donare agli altri, a capire perché spesso le altre persone venivano da me. Ho capito anche come mai io avessi sempre delle risposte. Mi ricordo che fin da bambina riuscivo sempre a dare delle risposte che avessero un senso. Mi domandavo da sola come fosse possibile che io avessi quelle risposte. E quindi poi ho capito che nel momento in cui ero pronta ad amare me stessa, ero pronta a ricevere amore dagli altri e soprattutto a donare amore agli altri. Quindi ho cominciato a amare me stessa dal punto di vista fisico e dal punto di vista appunto delle mie debolezze. E quando ho fatto questo passaggio ho incontrato una persona che amo e che mi ama, ovviamente mi ama tanto, anche di più di quanto potessi immaginare, e sono molto contenta. E ovviamente la vita te la porta nel momento in cui sei pronta a vedere e a accogliere tutto questo. Ora ho una relazione di cui sono molto contenta, di cui vado molto fiera, e non mi era neanche mai successo di vantarmi
Una cosa che non ho mai fatto è esprimere comunque i miei traguardi, le mie felicità. Non potevo essere felice perché se sono felice, magari gli altri sono invidiosi oppure non sta bene fare vedere che sei felice, no? Perché ma chissà chi si crede di essere questa qua. E invece ho cominciato a raccontare dei miei traguardi, delle mie felicità e di tutto ciò che mi rende felice e cambia davvero tanto la frequenza e l'energia della vita. Soprattutto chi ti sta vicino può godere di questo e non è una cosa negativa, anzi. Bello, molto bello questo, insomma, hai trovato meglio del principe azzurro. Qual è una delle tematiche che vuoi raccontarci dei tuoi traguardi? Quali sono stati quelli più forti, importanti, che tu puoi riscontrare nella tua vita di tutti i giorni? È una domanda difficile perché faccio addirittura fatica a ricordarmi tutte le cose che ho raggiunto. Io ho tante libertà in più, sono più libera di esprimermi per quello che sono più libera appunto di fare, di dire, di vestirmi come meglio credo in quel momento. Ho superato i miei ostacoli fisici e quindi il mio fatto di vedermi grassa, avevo tantissimi brufoli, li ho avuti per una vita e dal momento in cui ho cominciato a amare me stessa sono completamente scomparsi. Non li ho più avuti, a volte mi dimentico addirittura di come era prima. Ho cominciato ad essere in contatto con le mie guide, mi ricordo ancora il momento in cui è successo. La prima volta che sono entrata in contatto con loro, sono in un secondo scoppiata a piangere ed è stata una sensazione che non avevo mai provato nella vita perché era proprio come ritornare a casa, un ricongiungersi con qualcosa di davvero forte. E da lì ho proprio avuto la sensazione di non sentirmi più sola. Ho sempre sofferto tantissimo di solitudine, anche se ero in mezzo a una piazza piena di persone con tanti amici, mi sentivo sempre sola. In quel momento io ho detto ok, da oggi non sono più sola e questo ogni tanto mi viene ancora in mente comunque e quando mi ricordo della presenza comunque degli esseri di luce è bellissimo. Ho la fortuna che mi mandano tanti messaggi in tanti modi diversi e quindi è bellissimo perché me ne accorgo. Quindi ringrazio, ho imparato ad essere grata tantissimo, a notare le piccole cose. Mi ricordo dei primi momenti dove magari ero al parco, andavo a correre, mi ricordo di una volta in cui mi sono fermata e ho notato che c'era la natura. Ho notato che c'era un fiume, ho notato che c'erano degli alberi, ho notato che c'erano gli uccellini che cantavano. È stata una cosa pazzesca, perché da quel momento in poi io mi sono accorta del mondo che ci circonda e quando esci dall'egoismo. Posso dire che sono le piccole cose che mi hanno cambiato la vita, cioè proprio il modo di vedere, il fatto di avere sempre una risposta quando succede qualcosa che apparentemente sembra una cosa negativa, sembra una cosa che viene per farti soffrire o farti male, riesco sempre oggi a trovare un motivo del perché quella cosa è successa a me o a qualcun altro. È una libertà, è una leggerezza non da poco. Mi metto nei panni di chi non ha questo tipo di consapevolezza, non ha questo tipo di leggerezza, perché prima ero così e quindi lo so benissimo. E dico, cavolo, mi piacerebbe davvero tanto che tutti potessero arrivare a questo perché cambia davvero tanto. Da quello che ci hai raccontato, non nell'ultima parte, quello che stai trasmettendo praticamente è che tu ti senti guidata in questa vita. Sì, questa è una cosa bellissima, brava. Mi ci hai fatto pensare. Una cosa fondamentale che ho imparato è proprio ad affidarmi. Questo proprio fin dai primi momenti di questo percorso, come ho detto, forse accennato un pochettino prima, ho lasciato andare. Ero molto nel controllo io, perfezione e controllo, ma ho detto basta. E nel lasciarmi andare ho scoperto davvero un mondo e quindi probabilmente una fortuna di avere anche questa capacità di percepire subito se quella cosa è buona per me o no, se quella notizia è buona per me o no, quella persona, eccetera, eccetera. E non mi faccio più domande. Anche se mi sembra strano che debba andare a destra piuttosto che a sinistra, però lo faccio perché ho capito qual è il tipo di sensazione e non ho più problemi, non mi domando più. Ogni volta che mi lascio andare, ogni volta che mi fido e mi affido, ho sempre dei risultati positivi e delle cose positive che mi succedono, ma nel materiale si parla di
relazioni, si parla di abbondanza, si parla di soddisfazioni, di cose nuove, di persone nuove, anche nei momenti in cui magari vedo che mi sono un attimo persa, non me ne accorgo ovviamente, colgo subito questi segnali e dico va bene, ok, ci siamo, grazie, scusate, mi ero un attimo, ritorniamo sulla strada. Ed è veramente un modo facile, non è facile all'inizio per niente, ma nel momento in cui entri nel meccanismo è facilissimo, ti togli anche la responsabilità, cioè uno dice no, tutte queste responsabilità, e invece no, perché tu dici ah vabbè, va bene, avete detto voi, o comunque il cuore, cioè alla fine poi tutti all'interno sappiamo qual è la cosa giusta, senza bisogno che chi ci sia, chissà chi, che ti dice qualcosa, e si tratta semplicemente di fare quei primi passi, perché poi sono le prime volte quelle che sono un po' traumatiche, dopodiché diventa veramente un gioco, è come essere su uno scivolo. Questo ti dà maggiore sicurezza, mi sembra. Sì, 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 ero un'eterna insicura. Non sapevo mai cosa dovevo fare. Da quello che tu stai esprimendo, ascoltando, mi sembra che prima la tua vita fosse un po' vuota, e questo l'hai anche detto, no? Che sentivi questo grande vuoto interiore. Adesso io faccio fatica a percepire questo vuoto. Mi sembra che tu sia bella centrata e che la tua vita abbia significato adesso, o sbaglio? No, no, sono assolutamente più piena, e anzi avrei bisogno non so di quante mila ore in più per poter fare tutto quello che vorrei fare. Ho proprio costantemente tante nuove idee, tanti nuovi progetti, tante intuizioni, a volte mi dimentico, cioè a volte per esempio vado da mia mamma che fa il percorso con me e gli dico mamma, ma sai che ieri mi era venuta in mente questa cosa, mamma, mi sono dimenticata, avrei sempre qualcosa da fare, e non è una pesantezza, cioè non è oddio quante cose che ho da fare, tanto se non la riesco a fare oggi ci sarà sicuramente un giorno in cui riesco a farla, e anche lì rimango sempre nell'ascolto, quindi non mi obbligo, cioè non è che ho questa cosa da fare e la devo fare per forza entro stasera, se no assolutamente no, è continuamente un ascolto tra quello che c'è e quello che invece ha bisogno il mio corpo a tutti i livelli. Non sono mai nella insoddisfazione, nel non sapere cosa fare, dove andare, ho una strada, ho un obiettivo lontano, ma anzi vivo giorno per giorno e non mi faccio sconvolgere dal fatto che i miei piani vengano anche rivalutati continuamente, perché succede, e quindi magari devo scrivere un libro e tutto in un colpo mi arriva che no, insomma, lascialo lì il libro, fai quest'altra cosa. Tempo fa sarei andata assolutamente in panico, no ma come, prima devo finire questa cosa e poi posso cominciare le altre, e invece anche qui continuo a fidarsi a quello che arriva, quindi sì, mi sento piena, mi sento ricca di cose che posso donare agli altri, nel piccolo lo faccio giornalmente, ho la fortuna che attraverso il mio lavoro posso essere in contatto con tante persone che hanno bisogno, quindi sono persone che chiedono aiuto in un modo o nell'altro, riesco comunque anche giornalmente a dare qualcosa, ed è tanto, perché anche una parola, mi è successo tante volte che anche soltanto una parola illuminasse davvero il volto delle persone, quindi questo riempie tanto. Cosa significano per te tutti questi risultati? Significa dare un senso a quello che io sentivo da bambina. Da bambina sentivo una grande forza, sentivo una grande forza, ero molto in contatto con la natura, con gli animali, e avevo questa gioia enorme, me la ricordo. Mi ricordo di aver detto tante volte di essere stata una bambina felice, di aver passato una bella infanzia. Nel momento in cui ho finito le elementari, mi ricordo l'ultimo giorno di scuola, io mi sono detta da oggi la mia vita è finita. È finita perché da oggi cominciano le mie responsabilità. Non avevo mica idea di quali fossero le mie responsabilità, però io mi sono detta questa cosa. Da quel giorno la mia vita davvero piano piano ha cominciato a finire, e avendo fatto questo percorso io ho ritrovato la bambina di 10 anni che aveva detto la sua vita era finita, e quindi ho capito che ho fatto un percorso da quel giorno fino ad oggi nel quale ho dovuto conoscere le ombre, ho dovuto conoscere cos'era la sofferenza, ho dovuto attraversare tante prove che mi hanno permesso di ritrovare quella stessa vibrazione che ero e quella grande forza che sentivo. Io dicevo che volevo passare alla storia da bambina, lo dicevo a me stessa, non dicevo mica nessuno, perché già allora capivo che non era proprio. E io con il percorso, non dico che di giorno in giorno passo alla storia, assolutamente no, però mi sento di poter avere i mezzi per soddisfare il sogno di questa bambina. Wow, che grande cosa che hai detto. Cosa
pensi che tutto questo potrà comportare? Questa è una cosa che, quello che sto per dire, che mi fa paura, ma penso che il mio futuro sia in continuo divenire, proprio che sia pieno di cambiamenti, che non sia mai statico. Mi fa paura perché io tendo a essere invece, stare nel mio orticello, senza esagerare. E invece no, sono arrivata alla consapevolezza che tutto questo mi porterà a tante cose, che non le so adesso, però comunque a una dinamicità, un'alternanza, a tante sorprese in costante divenire. Come dicevo, questo mi fa paura, ma mi mette anche una grande gioia perché è quello che mi permette di non tornare mai nell'insoddisfazione. E dato che l'ho vissuta per tanti anni, non sono fatta per la monotonia e per il mio orticello. E quindi questa consapevolezza mi mette gioia perché penso di poter dire che la mia vita sarà divertente. Ti ringrazio per quello che ci hai donato, per questa bellissima condivisione. Hai fatto veramente tanto e questo ovviamente dipende da quanto ti sei messa in gioco e tu ti sei veramente messa tanto in gioco, ti sei affidata ed è per quello che hai avuto dei risultati pazzeschi, perché lei si è tenuta bassa, ha volato basso. Ma poi la ribeccheremo più avanti, Jessica. Le faremo raccontare anche altre cose perché Volentieri. sarà pronta per raccontarci le sue magie. Volentieri. Grazie ancora, Jessica. Grazie a voi per avermi ascoltata, grazie a te, Patti, per avermi dato questa opportunità.